quello che mi attrae non è tanto la difficoltà tecnica, ma tutto ciò che è nascosto dietro ogni nota. Se dovessi immaginare quest'opera come una gigantesca montagna, ciò che mi affascina non è la sua dimensione, ma è il percorso per arrivare alla cima. Allo stesso modo, la vera difficoltà di quest'opera è anche il fascino, per un violinista veramente ambizioso, è sostenere questo percorso costante di scelte tecniche e musicali dalla prima alla sesta sonata. A Barcellona, guardando la Sagrada Famiglia, ho pensato che Isaïe è Gaudí in musica. È riuscito a riempire una forma antica con uno spirito del tutto moderno. Eugène era un violinista strepitoso e un compositore con un linguaggio molto personale e originale, tecnicamente molto complesso. Volendo effettuare una registrazione il più vitale possibile, ho scelto una piccola chiesa con un riverbero naturale. Questa scelta ha fatto in modo che, oltre alle note di Isaïe, anche la vita intorno a noi entrasse nella registrazione. Gli uccelli che cantavano, uno suono lontano di campane, come un segno di Dio che c'è in ognuno di noi.